primo consiglio che voglio darvi per quanto riguarda il setting delle sospensioni è quello di cercare di mettere a posto voi la vostra moto e non farla mettere a posto da altri piloti con caratteristiche fisiche e di velocità differenti. Un altro consiglio che voglio darvi è quello di agire su un registro alla volta e in maniera graduale. Provare a fare delle modifiche e poi entrare in pista a verificare il diverso comportamento della moto. In linea generale possiamo trovare due tipologie di tracciati, quelli dal terreno morbido e quelli con il terreno duro. Per quanto riguarda i tracciati con il terreno morbido, il setting della moto deve essere leggermente sbilanciato all'indietro, in modo da far galleggiare l'anteriore nelle buche e non farlo affondare troppo nelle staccate. Per fare ciò è necessario sfilare di qualche millimetro la forcella verso il basso in modo da portarla al limite delle piastre superiori e chiudere di qualche clic il registro della compressione. Il setting del mono deve essere leggermente più morbido in modo che la moto stia bassa al posteriore e di ritorno più lento, perché le buche che si formano sui terreni morbidi solitamente sono più lunghe e necessitano di una minor velocità di ritorno. I terreni duri invece, dove mancano gli appoggi e i canali in curva, sarà opportuno intervenire sul registro di compressione della forcella aprendolo di qualche clic. In questo caso noterete un abbassamento maggiore della forcella e una migliore percorrenza della curva. Anche il setting del mono sui terreni duri è leggermente diverso rispetto a quello dei terreni morbidi. In questo caso le buche sono solitamente più ravvicinate e più secche e quindi la velocità di ritorno dovrà essere maggiore per copiare meglio le buche. Anche se possono sembrare inutili ai fini del miglioramento della guida in pista, gli esercizi di destrezza sono propedeutici per affinare il feeling con la moto e in particolare per migliorare la sensibilità con i comandi. Sono indicati per chi ha già una discreta esperienza di guida e possono essere inseriti a inizio allenamento anche come riscaldamento. Ricordate di praticarli in luoghi idonei e chiusi al traffico. Il primo esercizio è lo zero, da effettuare in entrambi i sensi di marcia. Concentratevi sull'impostazione di guida. Bisogna arrivare in piedi in staccata e poi sedersi in prossimità della curva tirando fuori la gamba e inclinandosi il più possibile verso l'interno della curva stessa. In uscita, aprite il gas con gradualità per non perdere aderenza al posteriore. Manuel ci mostra come sia facile sbagliare se si esagera col gas. L'impennata migliora la sensibilità con i comandi di gas e frizione, oltre che con il pedale del freno posteriore che va tenuto a portata ed eventualmente azionato per evitare ribaltamenti all'indietro. L'impennata va effettuata nell'ordine da seduto, in piedi sulle pedane e infine in salita o sulla rampa di un salto. Il wheeling o frenata sulla ruota anteriore migliora il vostro feeling con il freno anteriore. Questo è un esercizio più difficile e quindi adatto a piloti più esperti. Meglio iniziare su brevi discese, passare poi a discese più lunghe per arrivare infine a farlo sul piano. Ora vi dimostro come si affronta una salita e una discesa. Per affrontare al meglio una salita, bisogna innanzitutto effettuare una buona curva ai piedi della stessa, in modo da avere la giusta velocità. Il busto va portato in avanti per evitare che la moto si impenni. Anche i piedi dovranno essere posizionati in maniera corretta sulle pedane, come visto nell'impostazione di guida. All'aumentare della pendenza, il busto si deve avvicinare sempre di più al manubrio per contrastare la maggiore inclinazione del terreno. Di conseguenza, le braccia dovranno flettersi maggiormente.
In discesa, al contrario, bisogna spostare il peso del corpo indietro, distendendo le braccia. Questo per evitare che il posteriore vi sbalzi in avanti. Nel caso la discesa sia molto bucata, il consiglio è di aprire un po' il gas per mantenere la moto in assetto e le forcelle estese. Così facendo, lavoreranno meglio e sentirete meno le buche sulle braccia. La curva rappresenta probabilmente il fondamentale più importante del motocross. Ci sono molte tipologie di curve e ognuna può essere affrontata in modo differente. Una corretta tecnica di base vi permetterà di interpretare al meglio ogni curva. Quando andiamo ad affrontare una curva di questo tipo, ovvero in piano e senza appoggio, è fondamentale scegliere una buona traiettoria d'ingresso. Quindi non bisognerà mai arrivare da troppo stretti, in quanto l'angolo di curva sarebbe troppo stretto e non si avrebbe una velocità di percorrenza adeguata. Quindi l'ideale è arrivare da un pochino più larghi, rimanendo in piedi come vi ho fatto vedere precedentemente, effettuare la staccata prima di arrivare in curva ed inserire la marcia corretta per poi percorrere la curva stessa. Arrivati a questo punto, che è più o meno il punto nel quale si deve far svoltare la moto, è opportuno sedersi in avanti, bene vicino al serbatoio, mettere fuori la gamba che dovrà rimanere attaccata al convogliatore e cominciare ad aprire il gas con dolcezza, perché un terreno del genere non offre grande grip e quindi spalancare con decisione potrebbe portare a delle perdite di aderenza. Quindi mi raccomando, parzializzare con il gas. Per essere veloci nell'affrontare una curva in appoggio è fondamentale sfruttare la sponda fin dall'inizio e lasciar correre la moto. Per fare ciò è necessario avere una buona velocità di ingresso e fiducia nell'inclinare la moto, che avendo le ruote in appoggio difficilmente perderà aderenza. Affrontando l'ingresso della curva in piedi potrete assorbire meglio le buche e l'impatto con la sponda sarà decisamente meno traumatico per la schiena. In uscita il gas può essere spalancato con più decisione, perché si ha il vantaggio di avere le ruote in appoggio e quindi una maggiore aderenza. Come in tutte le curve, durante la percorrenza il peso va mantenuto in avanti per caricare l'avantreno e far girare meglio la moto. Le curve nei canali per molti risultano le più difficili da affrontare perché servono equilibrio e precisione. Bisogna rimanere in piedi fino all'inizio del canale e poi sedersi rapidamente tirando fuori la gamba interna e inclinando la moto. Nei canali, avendo le ruote in un binario, se il terreno offre un buon grip, si può inclinare la moto e aprire il gas con decisione. Spesso la difficoltà nel mantenere l'equilibrio nel canale deriva dalla bassa velocità di ingresso. Provate ad aumentarla un po' alla volta e vedrete che vi risulterà più facile. Trovate il giusto compromesso e ricordate che, dando troppo gas, la moto tenderà a uscire dal canale, quindi per rimanere dentro dovrete inclinarla maggiormente all'interno. Con poca velocità invece tenderete a cadere verso l'interno e stare in equilibrio risulterà più difficile. Le curve possono essere affrontate in vari modi e con traiettorie diverse. In questa curva abbiamo tre possibili traiettorie.
quella interna senza canale, quella centrale con un appoggio morbido e quella esterna con la sponda. L'ingresso di questa curva deve in tutti e tre i casi avvenire dall'esterno per essere più scorrevoli e avere un angolo favorevole. Anche l'uscita è verso l'esterno e comune alle tre traiettorie in modo da non perdere velocità. Potete notare come Matteo, in uscita dalla curva stretta e da quella intermedia, vada a cercare la sicurezza dell'appoggio esterno per poter aprire con decisione il gas. Uscendo invece stretto o a centro curva con questo tipo di terreno duro, non avrebbe un buon grip. Generalmente c'è sempre una traiettoria più veloce, ma non è detto che quella più veloce per un pilota lo sia anche per un altro. Il consiglio è quindi di provare sempre traiettorie diverse quando vi allenate. Anche Manuel in questa curva ci mostra diversi tipi di traiettorie. Quella nel canale più interno e quella nel canale leggermente più esterno. Possiamo notare come quella interna sia leggermente più redditizia, perché a parità di velocità si fa meno strada. Poi Manuel ci mostra una terza traiettoria non segnata, ma che potrebbe venire buona nel caso i due canali interni diventassero troppo fondi e bucati. Una traiettoria del genere richiede sicuramente più padronanza della moto, ma se effettuata correttamente non è molto più lenta delle altre due. Attenzione però alla riapertura del gas, che, se troppo violenta, potrebbe portare a perdite di aderenza vista la mancanza della sicurezza del canale. In un'altra curva Manuel ci mostra come l'eccesso di gas possa mettere in crisi la trazione. Come abbiamo detto in precedenza, per effettuare una buona curva è fondamentale impostarla nella maniera corretta. In questo caso abbiamo due curve in rapida successione, la prima a destra, la seconda a sinistra. In questi casi conviene sacrificare la prima curva per avere un migliore ingresso nella seconda, anche perché in questo caso precede una salita. Come vediamo, uscendo troppo larghi dalla prima curva a destra, si è sicuramente più veloci, ma ci si trova su una traiettoria troppo interna e quindi lenta per affrontare la curva successiva verso sinistra. Inoltre, la moto è indirizzata verso l'esterno della curva e non verso la corda. Questo dimostra come in alcuni casi sia meglio sacrificare qualche decimo per impostare una traiettoria corretta e guadagnare velocità di percorrenza per affrontare al meglio il tratto successivo. Ciò vale anche se si opta per la traiettoria esterna in appoggio. Un ingresso corretto a inizio sponda vi consente di avere una maggiore velocità di percorrenza e di non piantarvi a metà appoggio.